La Toscana è una meta per i migranti. Ci potrebbe dire la sua opinione sul loro contributo all'economia della regione e alla loro integrazione nella società? Ormai i migranti sono circa il 10% della popolazione toscana e sono impegnati in tantissime realtà, situazioni produttive, a cominciare dall'agricoltura. Il vino della Toscana, così noto nel mondo, è prodotto anche grazie al lavoro di tanti immigrati. Alcuni vengono dall'Albania, altri sono venuti come paesi prima affiancati all'Unione Europea, Romania, e poi si sono perfettamente integrati. Anche le concerie per la pelle nella zona di Trappist e Firenze sono piene di manodopera che proviene dal Maghreb, che proviene dal Marocco, dal Senegal e da altri paesi dell'Africa. Senza il loro apporto non funzionerebbe il sistema della moda della Toscana. Anche a Prato, ci sono 40.000 cinesi che producono per il prêt-à-porter le confezioni, i vestiti. Tutto questo è una forza straordinariamente importante per la nostra economia. Anche la mortalità delle società, il loro fallimento, la loro chiusura è compensata abbondantemente dalla domanda di aperture di nuove attività di ogni tipo che vengono fatte da queste persone che sono immigrate. Le nostre scuole avrebbero le aule vuote se non ci fossero i bambini degli immigrati e anche i nostri punti nascita in alcune realtà addirittura per circa la metà sarebbero vuoti. Se poi facciamo un bilancio complessivo, è evidente che più quello che loro complessivamente portano alla società in termini di tasse, in termini di contributi, che non quello che prendono. Voglio aggiungere, tra le cose che danno importantissime, anche tutto il cosiddetto badantato. La Toscana è una regione con molte persone anziane e se non avessimo badantato le donne che provengono dalle Filippine oppure dall'Ucraina oppure dalla Romania che si fanno carico dell'assistenza agli anziani ci sarebbero problemi davvero molto importanti. Io non dico che è tutta una strada piena di petali, di fiori, è tutta semplice. L'integrazione, il confronto fra culture diverse è cosa molto complicata. Comporta anche sofferenze per chi arriva e comporta anche problemi per chi qui ha dovuto accogliere, deve adattarsi a cambiamenti anche dello stesso paesaggio urbano. Persone che vedono cambiare con la presenza di altre persone che non riconoscono immediatamente le proprie strade, le proprie piazze e quindi la strada dell'integrazione è complicata, però è anche vero se non avessimo questo apporto dell'immigrazione la Toscana sarebbe una regione più povera e non avrebbe futuro. Certo. In merito ai numerosi rifugiati richiedenti la protezione internazionale, ci potrebbe riassumere brevemente qual è la Sì, risposta e la posizione della Regione il Toscana? modello della Toscana non è quello di fare grandi centri per accogliere gli immigrati, è piuttosto quello di diffondere sul territorio, nei tanti comuni, nei piccoli paesi, gli immigrati e in questo modo evitare che si creino tensioni. Noi siamo per piccole strutture che possano accogliere 20-30 persone. Queste strutture, a nostro parere, è bene che siano gestite dal volontariato, anche per evitare che l'immigrazione e l'accoglienza dei profughi diventi un business e quindi proprio per questa ragione si radichi. E poi vogliamo coinvolgere anche le istituzioni locali. A questo momento ci siamo riusciti, abbiamo evitato grandi centri, pensiamo di poter arrivare all'autunno, quando si bloccheranno anche per i cambiamenti della stagione, perché il mare non sarà più percorribile, i flussi facendo fronte alle domande di accoglienza appunto con questo modello che ha funzionato. Bene, la Bene, ringrazio. grazie a lei.